Salve, benvenuti nel mio nuovo video. Io sono Zaira e questo è il mio nuovo interattivo. Allora, questo interattivo è stato richiesto da una mia iscritta ed è il seguente. Ritorna da me? Sarà definitivo o tarantelle? Ovviamente abbiamo usato questo termine, io l'ho lasciato proprio così come l'ha scritto lei. Che saluto a questa mia iscritta e con questo termine un po' partenopeo che appunto vuole significare o facciamo discussioni, comunque facciamo diciamo altalenanze, insomma, nel senso facciamo sempre giochetti, no? Che si ritorna, si riva, si riviene, si ritorna. Quindi il senso è, di questa parola tarantelle è questo, per chi ovviamente è del nord e non capisce la parola. Allora, quindi ritorna questa persona da me, sarà definitivo o tarantelle? Allora, qui stiamo parlando ovviamente di un rapporto che c'è la chiusura, oppure c'è una pausa, oppure c'è una rottura definitiva, un allontanamento, uno stand-by, insomma, comunque no, di un rapporto in essere. Va bene? Quindi fate la vostra scelta. Abbiamo il primo mazzetto, il cuore rosso, il secondo mazzo di tarocchi, il cuore azzurro. Poi con i miei tarocchi, questi qui, e faremo diciamo un riassunto della vostra situazione attuale, così potete anche eventualmente vedere se la variante che scegliete vi risuona, vi riconoscete. Se vi riconoscete, continuate con appunto il quesito. Se non vi riconoscete, passate all'altra variante. Allora, l'interattivo non sostituisce una stesura personalizzata perché è una lettura generalizzata. Però comunque ci sono messaggi, prendetelo proprio come dei messaggi dall'universo o come un punto di riflessione, un punto di svago, perché le energie sono tante e quindi non possono risuonare su tutti. Detto questo, io direi di iniziare con l'interattivo. Se non avete appunto fatto in tempo a scegliere il vostro mazzetto o il vostro cuoricino preferito, stoppate il video e prendetevi tutto il tempo che vi occorre. Non incrociate mani e piedi, concentratevi sulla domanda e sulla persona che vi sta a cuore e cercate appunto di fare fluire l'energia. Allora, ripeto la domanda. Ritorna da me? Sarà definitivo o tarantelle? Ok, iniziamo subito dal primo mazzetto, il cuore rosso, che metteremo intanto qui perché noi prima con le carte dei miei tarocchi cercheremo di fare un attimino il punto della situazione attuale che state vivendo. Voi che avete scelto il mazzetto con il cuore rosso e la persona del vostro cuore. Allora, vediamo che situazione c'è fra tutti quelli che hanno scelto il mazzetto dal cuore rosso e la persona del loro cuore. Che situazione c'è tra quelli che hanno scelto il mazzetto dal cuore rosso e la persona del loro cuore? Vediamo. Abbiamo un fante di coppe a fondo mazzo che appunto ci parla di un amore. Di un amore, diciamo un corteggiatore ben intenzionato, però un amore immaturo o tormentato. Allora, vediamo. Abbiamo un 10 di denari, abbiamo un 7 di bastoni capovolto,
Spero che riuscite a vedere le carte. Un 6 di denari, un 8 di spade, un cavaliere di spade. Questo dobbiamo spostarlo un po' perché se no, ecco, mettiamolo qua. Ecco, tanto lo vedete lo stesso. La carta della temperanza. L'otto di coppe, il quattro di bastoni, il sole e il re di bastoni. Allora, intanto parliamo qui di una persona, di un'energia, di una persona, il fante di coppe, che pur avendo dei sentimenti per voi, sono comunque dei sentimenti immaturi, non definitivi, non definitivi, non rifiniti, rifiniti in maniera totale, in maniera concreta. Parliamo appunto di un amore giovanile, o sarà forse la vostra una relazione di una persona che avete conosciuto da poco e quindi è un inizio del sentimento, oppure se invece conoscete questa persona da tempo, con cui non avete più contatti in questo momento da tempo, potrebbe significare appunto un amore non consapevole, un amore che non ha la maturità giusta per poter poi evolversi in una relazione stabile. Allora, diciamo che con questo 10 di denari, diciamo che una certa tranquillità, un'abbondanza nella vostra relazione comunque ci stava, nel senso che lui comunque vi vedeva come una persona, vi vede come una persona comunque, come se quando sta con voi si sente in famiglia, a casa, quindi comunque vi vede una persona accogliente. E che appunto gli davate abbondanza, gli davate tranquillità e benessere. Però a questo personaggio sono incominciati a venire dei dubbi. E perché? Perché ha incominciato questi dubbi, questa incertezza, non gli dà la capacità appunto di decidere se continuare ad avere questo equilibrio frenetico ma comunque vantaggioso, o se appunto ritornare in un senso di prudenza, perché appunto noi con il 6 di denari parliamo di una come dire, di una certa voglia così di avere di risparmiare, diciamo così, nei sentimenti. Allora, probabilmente questa persona ha incominciato ad avere mancanza di fiducia in questa relazione. Perché? Perché comunque lui ha un'energia del cavallo di spade, è un'energia di una persona comunque un po' superficiale, una persona che così, insomma, vive un po' alla giornata, una persona che gli piace comunque l'avventura, che è anche un po' vanese, un po' comunque egocentrico, che gli piace piacere, gli piace appunto la conquista, e per cui anche questo gli ha dato l'indecisione di questo rapporto. Lui comunque per voi ha un'attrazione fortissima. E comunque voi gli date anche una certa, come appunto la carta dell'abbondanza, tranquillità, comunque un'armonia nel rapporto. Però lui, nonostante ciò, lui con il 7 di coppe, ha come una sorta di paura nel vivere questo rapporto. Perché? Perché sente troppo un legame forte con voi e ne è spaventato. Per cui questa persona si è allontanata. Io non vedo da queste carte nella vostra situazione una situazione proprio di definitiva o non so, una lite,
di quelle proprio non ci parliamo più, ci blocchiamo, no. No, io vedo un allontanamento, però nello stesso tempo vedo anche che è rimasto tra voi una sorta di, diciamo, come posso dire, come se non vi siete ben definiti in maniera, nel senso di dire, fra me e te è finita, basta, non voglio più stare con te per questa ragione o per quella. No, vi siete allontanati e non avete neanche chiarito, non avete neanche, come dire, capito l'uno con l'altro il motivo dell'allontanamento. Allora, lui comunque mi viene fuori come un re di bastoni, quindi qua parliamo di un segno di fuoco. Quindi stiamo parlando dei segni di fuoco, sono appunto Sagittario, Leone o Ariete, quindi comunque o portarne l'ascendente. Comunque è un segno questo, o comunque qualche, potete anche avere, quest'uomo può anche avere, questa persona di cui voi appunto state pensando, avere anche dei pianeti importanti in questi segni, potrebbe anche essere un altro segno. Però potrebbe avere delle influenze astrali importanti con l'energia di questo segno. Comunque, in ogni caso, un re di bastone è un re focoso, è un re molto impulsivo, no? Molto, diciamo, passionale, che comunque con queste carte, anche del 4 di bastoni, perché comunque fra voi c'è un legame fortissimo, lui sente questo legame così forte, sente questa attrazione così forte, questo senso di benessere, di equilibrio che gli date, e anziché come una persona normale, no? Direbbe: ah, che bello, ho trovato una donna che mi dà tutte queste belle emozioni. Lui, siccome è una persona immatura, perché lui vive, almeno sentimentalmente, vive le sue relazioni in maniera immatura, giovanile, superficiale, e quindi quando poi va in tilt, così è quando è normale con voi, no? Magari, ecco, non si vuole compromettere più di tanto, però un sentimento ce l'ha. Poi, quando va in tilt, quando gli salgono questi suoi dubbi e queste sue incertezze che gli portano l'esitazione ai massimi livelli, e quindi la mancanza di fiducia in sé, insomma, tutto quello che dà il 9 di spade, con momenti, diciamo così, insomma, di riflessione acuta, lui diventa questo, diventa il cavaliere di spade, che può anche avere una lingua tagliente, essere duro, cercare l'avventura, la superficialità e andare così a cavalcare altri prati, ecco, diciamo così, anche se io non è che vedo un tradimento che, però, tutto sommato, se noi parliamo di sentimenti, questa persona per voi sentimenti ce l'ha, perché abbiamo una bellissima carta del sole, e comunque anche il 7 di coppe è sempre comunque una carta di coppe che, anche se con, diciamo, timore, però la conquista sentimentale questo re di bastone la vuole con voi. Semplicemente che ha queste incertezze, questi dubbi che l'hanno portato all'allontanamento. Ora, se voi vi siete ritrovati in questa descrizione di questa variante del cuore rosso, andate avanti appunto nel quesito. Se non vi siete ritrovati e avete a che fare con una persona diversa, allora vedete l'altra variante. Cuore rosso. Andiamo alla domanda. Ecco, qui si vede poco il cuore rosso. Vabbè, comunque è cuore rosso. Mettiamolo qua. Allora, ragazze mie e ragazzi miei, ovviamente io voglio, colgo l'occasione per dire che ci sono anche tanti maschietti che guardano questi interattivi. Allora, voi, io per comodità mi rivolgo come se di là ci fossero solo femmine, e quindi in maniera così, parlando di un lui. Però voi volgete a secondo del vostro sesso come più ovviamente vi aggrada. Allora, andiamo alla domanda. Ritorna da me? Sarà definitivo o tarantelle? Quindi la persona di coloro che hanno scelto il cuore rosso
Prima variante, ritornerà da loro? E come ritornerà? Sarà definitivo o ci saranno sempre tarantelle intese come incomprensioni, giochi, altalene e vai via e vai e vieni? Ok, vediamo cosa ci dicono i miei tarocchi. Abbiamo l'energia del re di spade, quindi qui c'è una persona comunque con doti di comando, una persona che vuole avere sempre ragione, un bel caratterino, ok? Un re di spade, parliamo di segni d'aria, bilance, gemella, acquario, o portarne l'ascendente o non, non è detto, potrebbe essere anche come spiegavo prima. Un'energia, mettiamolo qua questo, tanto si vede lo stesso. Allora, vediamo se ritorna. Allora, la prima fila è se ritorna, la seconda fila sarà dedicata a come ritorna, se sarà definitivo. E la terza fila, ci saranno problematiche a questo ritorno? O andrà tutto liscio come l'olio? Allora, spero che vediate le carte. Queste mettiamo qui al fondo mazzo. Allora, questa la vedo una stesa abbastanza interessante. E anche con belle carte, vi voglio dire subito. Allora, intanto vi dico subito che lui ritorna. Di ritornare, ritorna. Cioè, una cosa l'abbiamo stabilita. Lui ritorna. Allora, qui a me mi escono però comunque una marea di donne. Cioè, abbiamo addirittura tre donne. Io suppongo che voi, come prima donna che mi apre la stesura, siete la donna di denari. No? La regina di denari. Quindi parliamo di una donna ricca ma sola, ricca spiritualmente, raffinata, molto elegante, dai tratti comunque nobili, no? Come dire, donna molto bella, una donna di classe. Questi segni potrebbe essere un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, o portarne l'ascendente o qualche pianeta importante in questo segno. Quindi lui ha per voi una nostalgia incredibile, perché comunque esce il 6 di coppe, vedete che parla appunto di ricordi emozionanti, di una nostalgia della persona amata del passato. E allora, però in questo momento lui ha dei forti dubbi, perché mi esce un 2 di bastoni che mi parla di forti dubbi. E anche comunque una sorta di personalità forte da pensare, cioè lui pensa che voi adesso siete la regina di spade, vedete, vi siete trasformate nella regina di spade, nel senso che siete molto diciamo arrabbiata con lui. Perché? Perché comunque gli avete creato, lui vi ha creato questa situazione del 10 di bastoni, cioè praticamente lui che cosa ha creato? Che dal 10 di denari, benessere, tranquillità, armonia, cioè la famiglia, l'abbondanza, insomma, l'unione, dal 10 di denari, lui con questi forti dubbi vi ha trasformato nella regina di spade che soffre malanni, piena di angosce e di situazioni comunque dolorose, e quindi lui in questo momento si sente quasi spaventato da voi, nel senso che ha quasi paura di venirvi, come dire, di venirvi a cercare, perché comunque sa di avervi fatto del male, perché qua parliamo di un 10 di spade, quindi veramente
un'angoscia, un senso di dolore fortissimo per quello che è successo fra voi due. E quindi lui, voi siete in questa energia della donna di spade, come se non sapete più se perdonarlo o no, se riprenderlo o no. Perché? Perché comunque, diciamo che questo personaggio è un personaggio, ecco, mi riviene nuovamente il re di bastoni di prima, no? Nella situazione generale, mi riviene comunque il mago, il bagatto, quindi comunque questo personaggio è una persona un po' manipolatrice, è una persona comunque che diciamo vi ha un po' illuso, vi ha creato una speranza e non ha rispettato poi, diciamo, le cose che lui in qualche modo o vi ha promesso o vi ha fatto credere col suo comportamento. E per cui, diciamo così, che lui ha questa paura perché comunque lui è una persona anche illogica, un po' ingannatore, un po', ecco, questa carta comunque mi fa capire in questa posizione che comunque lui è una persona che crea sempre conflitti, litigi, con un carattere molto, diciamo, come posso dire, conflittuale con voi. Quindi, diciamo che questa situazione lui si sente ancora dentro un senso di castigo, come se la rabbia che è scaturita dalle vostre incomprensioni, lui si sente in castigo, si sente messo da parte e quindi vuole ritornare, cioè vorrebbe il vostro ritorno, vorrebbe il ritorno a casa della persona cara con i 6 di bastoni. Lui vuole che voi ritornate a lui perché il 9 di coppe ci dice che è innamorato e quindi vorrebbe che voi vi trasformasse in una donna passionale, quello che eravate prima e da potergli dare passione e amore. Però il problema suo è sempre lo stesso, è l'indecisione, è l'indecisione. Quindi comunque ci sarà sempre questo, diciamo, sentimenti un po' contraddittori, però alla domanda, cioè io adesso vi ho un po' specificato un po' tutto il significato delle carte. Abbiamo in chiusura la carta della morte e alla domanda ritorna e come sarà il ritorno? Ovviamente noi abbiamo qui la carta del giudizio che ci parla appunto di ritorni, ci parla di riappacificazione, di chiarimenti e di scuse. Quindi andiamo alla domanda. Alla domanda. Questa persona ritorna? Sì. Ritorna perché lui ha nostalgia di voi, sa che vi ha fatto soffrire. Sa che vi ha creato un dolore fortissimo, vorrebbe nuovamente la tranquillità con voi, sa che vi ha trasformato in una donna dura, in una donna stanca di tutte queste tarantelle, ecco, chiamiamole proprio come abbiamo intitolato l'interattivo, e quindi sa che voi non ce la fate più, ha persino paura che voi non lo vogliate più. Cioè, pensa addirittura di poter avere anche un rifiuto da parte vostra. E lui comunque, diciamo, vi ha creato delle illusioni, ma non l'ha fatto per cattiveria, perché comunque le carte dell'amore qua ci sono. L'ha fatto semplicemente perché è una persona immatura, illogica, una persona che non riesce ad assumersi le sue responsabilità. È una persona anche abbastanza furba, astuta, è uno che gli piace un po' manipolare. Vedete, abbiamo il mago, no? Quindi diciamo che anche con l'energia del re di spade, quest'uomo mi viene fuori come una persona comunque che vuole giostrare molto, vuole molto avere il controllo della relazione e il controllo della situazione, anche se comunque lui in tutto questo è
un'energia anche molto passionale, per cui l'attrazione per voi c'è e c'è anche l'amore, e quindi lui vuole il ritorno vostro, vuole che questi conflitti non ci siano più, e anche se indeciso, nel senso non ci sarà un ritorno immediato, ci sarà un ritorno lento, perché quest'uomo dovrà prima avere un cambiamento radicale della sua propria personalità, perché lui ha bisogno di risolvere alcune problematiche della sua della sua personalità, del suo come dire, modo di vedere i sentimenti, perché questa è una persona che quando si parla di sentimenti va in tilt, non riesce a gestire bene la situazione. Però alla domanda: ritorna da voi? Sì, ritorna da voi. Sarà definitivo? Lui, diciamo che non, questa domanda sarà definitivo? Forse sì, se riesce a cambiare, ok? Perché comunque lui tendenzialmente ha sempre questo carattere molto conflittuale, molto litigioso, ha sempre questa rabbia dentro di sé che deve in qualche modo esplodere. Però con la carta della passione, dell'attrazione forte e il ritorno della persona cara, che vuole comunque il ritorno di una persona cara e quindi vuole il vostro ritorno, e con la carta del 9 di coppe che ci parla appunto di un amore duraturo, e la carta del cambiamento con il ritorno sotto, io direi che lui ritorna in maniera definitiva, diciamo nì, nel senso che lui ritorna con buone intenzioni. Ecco, questo sì, in maniera definitiva lui ci prova perché comunque vuole miglioramenti. Quindi diciamo che ritorna in maniera definitiva. Speriamo che ci riesca. Se riesce a reprimere la sua rabbia e la sua incertezza, probabilmente non ci saranno tarantelle. Adesso io voglio prendere due carte, una degli oracoli, le carte degli oracoli, per vedere che cosa, così, che consiglio vi danno su questa situazione, se ci convalida questa, comunque, questo risultato. Ecco qua, prendiamo una carta degli oracoli ed esce Benedetto. E poi volevo anche prendere una carta degli angeli del cuore per vedere anche che cosa questa persona, diciamo, ha nel suo cuore verso di voi, appunto per convalidare questo ritorno. Perché comunque il ritorno c'è, eh? Il ritorno c'è, lui farà di tutto per farlo essere definitivo, perché lui comunque i sentimenti per voi ce li ha. Deve un po' aggiustare questo suo carattere e questa sua eterna indecisione. Allora, guardate, le carte degli angeli del cuore e le carte degli oracoli mi parlano di un esito comunque positivo. Mi dice che voi e questa persona, nel momento in cui ritorna, dovete ritirarvi insieme, distaccarvi. Beh, la carta è simbolica, no? Ritirarvi, andare via, fare una vacanza oppure stare un po' per conto vostro per conoscervi meglio. Dovete staccarvi dal mondo per stare un po' insieme e quindi essere benedetti in questa unione, perché la carta di Benedetti, vedete che bella questa carta, ci dice appunto dono, un dono imprevisto, cioè all'improvviso arriva la fortuna in attesa. Quindi questa unione è benedetta e quindi ci saranno le risoluzioni ad ogni ostacolo. Quindi con questa carta degli oracoli, se prima ho detto che il suo ritorno non era definitivo, era nì, diciamo che il suo ritorno definitivo è sì. Quindi io direi che questa stesa, ragazze, ragazzi, è una stesa bella, che comunque diciamo che ci vorrà un pochino di tempo a questo suo ritorno definitivo. Intanto lui ritorna lentamente verso di voi perché gli mancate e diciamo vuole ritornare verso di voi. Però
per il ritorno proprio definitivo e quello là proprio ci vorrà un pochino di tempo perché lui deve comunque cambiare la carta della morte, deve avvenire questo cambiamento. Se vi è piaciuta questa prima variante, chi l'ha scelta, mettetemi un like e se vi siete insomma riconosciuti e tutto, volete iscrivervi al canale, mi fa piacere, il canale deve crescere, è un canale giovane. Allora, mettiamo qui la seconda variante, il cuore azzurro. Ovviamente ho bisogno del vostro sostegno per poter così andare avanti in questa bella avventura. Anzi, io colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, tutti coloro che si sono iscritti al mio canale, tutti quelli che si iscriveranno, continueranno ad iscriversi, anche quelli che non sono iscritti e non si iscriveranno mai, ma comunque visitano il mio canale. Insomma, io vi ringrazio tutti, siete veramente favolosi, stupendi. Mi avete dato tanta gioia nel seguirmi così e il vostro affetto lo sento proprio tutto e siete veramente meravigliosi tutti quanti. Allora, andiamo alla variante numero 2, il cuore azzurro. La domanda: ritornerà da me? Sarà definitivo o tarantelle? Come spiegata la prima variante, tarantelle, insomma, è appunto, no? Quando uno fa appunto balli, balletti, ritorni, va e viene, altalene, roba varia. Con questo mazzo di tarocchi andiamo a vedere la situazione vostra in questo momento con questa persona dei vostri pensieri. Abbiamo il re di denari che ci parla appunto di un uomo concreto, abile negli affari, molto materiale, una persona comunque molto incentrata su se stessa, poco empatica e più, diciamo, un po' avvezza a tutti questi sentimentalismi, insomma, un po' più, come dire, concentrata sulle cose logiche, sulla materia, sui soldi, su quello che lo fa star bene e non. Allora, vediamo che situazione c'è. Questa la rimetto qua perché non c'è lo spazio, tanto la vedete la variante. Allora, vediamo. Allora, qui il blocco c'è. C'è proprio una bella separazione. Lui vi spia, vi spia anche se non vi sentite, non vi, però vi spia. E qua c'è anche un bell'amore fatale. Allora, guardate, guardate. Qui la stesa si apre con l'otto di coppe e si chiude con l'asso di coppe. Amore fatale. Allora, vediamo di che persona parliamo qui. Allora, qui parliamo, intanto vi ho detto, questa persona mi esce come il re di denari, quindi comunque parliamo di un segno di terra, toro, capricorno, vergine o portarne l'ascendente o avere comunque un'energia di questo genere o anche nel pianeta importante questo segno. Questa persona è una persona molto logica, molto materialista, è una persona concreta. Che sentimenti, romanticismo, amore, sì, a modo suo. Non ha, diciamo, questa, come posso dire, questa fantasia, è poco empatico a livello sentimentale, è molto più materialista. E invece voi siete l'imperatrice. Quindi intanto, come energia, come situazione siete superiore a lui perché parliamo dell'imperatrice, quindi voi siete proprio la madre di tutte le dame, le regine dei tarocchi, no? Quindi siete proprio l'imperatrice è il massimo, quindi lui diciamo così che è così che vi ha visto, è così che è venuto verso di voi con il carro e che comunque voi, oltre che essere l'imperatrice, avete anche l'energia della regina di bastoni, quindi comunque
una donna buona, una donna appassionata, attiva, spensierata e comunque giusta, diciamo, per lui. Il problema è che questa persona, comunque, con l'otto di coppe, a un certo punto si è allontanato da voi, si è ritirato, si è ritirato. Ha cominciato a fare l'eremita, tutti questi uomini che fanno ste eremiti. Perché? Perché ha cominciato ad avere dei dubbi, voglio riflettere, non lo so, che cosa succede, mi sento comunque, non mi sento di, come dire, accettato completamente in questa relazione. Abbiamo anche qua un bel tre di spade, insomma, che parla proprio di una separazione per incomprensioni, per mancanza di appunto di dialogo, per una fine quasi improvvisa. C'è stata questa notizia e evidentemente. Io sinceramente da queste carte io non vedo il motivo di questa separazione, di questa improvvisa, diciamo così, allontanamento di questo blocco. Vedo come se comunque lui abbia avuto verso di voi un fare un po' così ambiguo, un fare un po' come posso dire, furbo, no? Come se avesse sospettato di un qualcosa, perché qua anche vi spia, quindi c'è una persona che spia, che sta lì a guardare un po' come se non si fidasse più di tanto. E quindi lui ha avuto una sorta di insoddisfazione in questo rapporto, è diventato inconcludente, quindi ci sono state delle evidentemente delle liti, che insomma lui è diventato un po' irascibile e quindi si è allontanato perché dice: no, io devo riflettere, devo capire un po', forse ha visto qualcosa di voi che non gli è piaciuto, insomma, perché questa fante di spade mi parla un po' di una persona che spia, che trama alle spalle e ha ritenuto giusto allontanarsi. Come se avesse detto: no, questa donna non me la racconta giusta, ma diciamo così. Però qui il sentimento c'è. Quindi diciamo che questa è una varia per chi, insomma, ovviamente ha scelto la seconda variante. È una situazione tutto sommato di una persona che comunque ha i sentimenti per voi, perché l'asso di coppe me lo dice l'imperatrice, me lo dice il carro, la regina di bastoni, però ha una situazione, evidentemente lui ha qualcosa alle spalle, perché comunque quest'uomo ha avuto o vuole avere un cambiamento, vuole lasciarsi alle spalle una situazione. E quindi si è ritirato per prudenza. È come se lui avesse una situazione del suo passato o una situazione con voi che vuole cambiare. Però non specifica il motivo, specifica solo una separazione, una prudenza con l'eremita, un blocco e una voglia di cambiare, forse dopo aver scoperto delle cose, o può darsi che voi avete scoperto delle cose di lui, può anche darsi. Perché comunque ricordiamoci che lui è sempre un re di denari, quindi una persona molto materialista e così poco empatica. Allora, questa era la situazione di chi ha scelto la variante numero 2 del cuore azzurro. Se vi siete riconosciuti in qualcosa, pensate sempre che sono dei interattivi, le energie sono tante, non possono risuonare su tutti. Mettiamo il cuore qui, anzi lo mettiamo qui che si vede e andiamo a vedere, perché ha scelto la seconda variante, se questa persona ritornerà da voi e se sarà definitivo e soprattutto o saranno tarantelle, cioè saranno cose così un po', no? Quello di sempre,
che poi si ritorna, si fa pace e dopo poi poco tempo si ritorna da capo, appunto da capo, no? Come si dice, fa sempre le stesse storie, le stesse tarantelle. Un modo di dire partenopeo. Allora, dunque, vediamo se questa persona torna da coloro che hanno scelto il cuore azzurro. Abbiamo accaduta la carta della forza e ce la teniamo. Allora, abbiamo l'energia del 5 di denari. Quindi questa persona sta in un'energia di pesantezza con voi, questo, diciamo, in questa situazione. Allora, la forza che ci siamo tenuti che è caduta, il Papa, il Cavaliere di Bastoni, la carta dell'amore. Il 7 di spade e il sole, bellissime queste carte, ragazze. La regina di spade, questa siete voi che vi siete stufate. La ruota, il 2 di spade, il 10 di coppe, il mago, il matto, scusate, il 9 di denari, la luna, l'8 di bastoni. L'asso di denari, l'asso di bastoni, il 10 di denari, il fante di coppe. Ecco che ci ritorna qui il fante di coppe. E sto fante di coppe che non manca mai in queste stese. Si vede che proprio gli uomini oggi sono tutti così. Hanno paura, paura, la parola d'ordine è paura. Qui lui mi esce come il fante di coppe. Vabbè, c'è anche il Papa che può rappresentare un attimino questo personaggio. Allora, diciamo che, dunque, voi siete qui, la regina di spade. Eccovi qua. Stanca, delusa, afflitta, sofferente per quello che è successo, per questa rottura. Ok? Quindi voi siete così e non sapete, ovviamente, cosa pensare, e siete in attesa, perché qui abbiamo un 2 di spade, quindi vedete, siete in attesa di una telefonata, di un messaggio, e insomma avete nostalgia di questa persona che comunque vi dava un bel 10 di coppe, cioè c'era comunque una relazione buona, bella, ma anche le carte della situazione lo diceva. Ci abbiamo la carta degli amanti, ci abbiamo la carta del sole, ragazze, ci abbiamo il 9 di denari, l'abbondanza, cioè qui c'è un tripudio di carte bellissime che rappresentano l'amore. Abbiamo l'asse di denari, l'asso di bastoni, insomma, il 10 di denari. L'unica problematica di questa stesa è una sua immaturità, l'immaturità sentimentale di questo uomo, l'energia sua del matto, comunque una persona impulsiva, una persona così che insomma, voglio dire, un po' superficiale, un po' come dire, indecisa, e che appunto gli porta poi queste situazioni con voi, no? E anche questo fatto della ruota della fortuna che mi fa capire che non è la prima volta che quest'uomo va e viene, torna e ritorno, va e viene, perché evidentemente c'ha delle situazioni nascoste, delle cose che non, forse non vi ha mai detto, delle problematiche. Forse lui in certe situazioni ha indossato una maschera, ma non voglio dire nel senso che vi ha tradito, perché qua non mi escono carte di tradimento, ma proprio una persona che può anche forse o nascondere i suoi sentimenti perché appunto essendo un po' immaturo sentimentalmente non riesce ad esprimerli, oppure potrei anche pensare che comunque ci sono state delle cose nascoste, degli intrighi, delle situazioni che lo hanno allontanato da voi, perché la carta appunto del
l'otto di bastoni mi parla di separazione e allontanamento, ma momentaneo, di un rapporto, no? Si è interrotta momentaneamente questa attività. Allora, che cosa vi posso dire? Io vi dico che le carte sono veramente belle. Vi potrei dire che con la forza e con la stessa si apre con la carta della forza, e con appunto l'energia del Papa. Comunque questa persona è verso di voi, comunque ha un amore sincero, comunque è una persona protettiva verso di voi. Quindi lui nel suo cavallo di bastone sta venendo verso di voi perché è innamorato, perché vuole assolutamente col sette di spade dei miglioramenti, vuole il sole, vuole la tranquillità, vuole la realizzazione totale con voi che siete un po' malconcia, siete un po' scocciata. Perché? Perché lui ha sempre questo altalenarsi di andare e venire, insomma, di non sapere bene qual è il suo posto. E quindi questo due di spade che ci parla sempre comunque di indecisioni, e che insomma lui come se non riuscisse a darvi quello che voi meritate, perché comunque l'energia sua a volte si trasforma in quella del matto, quindi un'impulsività, una persona comunque indecisa, confusa, con un po' di caos nel cervello. Però detto ciò, io vi dico, alla domanda ritorna da me e sarà definitivo o saranno tarantelle? Io vi dico subito che lui ritorna da voi assolutamente. Sarà definitivo perché comunque io ci trovo, nonostante il matto e nonostante qualche piccola comunque caratteristica che non mi piace di questa persona, nel senso che è un po' immaturo. Un po' come se non riesce ad esprimersi, ad essere se stesso al 100%, però le carte sono tutte positive, tutte carte d'amore, di realizzazione, di unione, di benessere. Abbiamo il l'asso di bastoni, due assi uno a fianco all'altro, che ci parlano di inizi, di stabilità, di passione. Quindi lui tornerà da voi, assolutamente tornerà, sarà definitivo, ebbene sì. Ci saranno tarantelle? No, ni, nel senso che lui comunque dovete sempre stare un po' attente, perché anche in questa variante ci vedo la voglia di raddrizzare il tiro, no? Nel senso di. Però anche un'energia di questo altalenare questo rapporto a causa di indecisioni, di un'energia un po' ogni tanto questo va fuori di testa, diventa un po' un matto, quindi entra nel contrasto del caos, così come se ha paura di impegnarsi, si nasconde un po', insomma, nei sentimenti lui è come se si nascondesse un po'. Almeno può darsi che non li dimostra, ma comunque lui li ha e deve soltanto, come dire, riuscire a capire di averli. Allora, vediamo il consiglio che ci danno le carte degli oracoli. Qua ci dice: è tempo di fare un sonnellino. Quindi questa carta ci parla di aspettare. Dovete rilassarvi, tranquilli, avere pazienza. E astenersi ad agire, cioè quindi voi non dovete fare nulla, dovete aspettare che fa tutto lui, perché è proprio la carta che vi dice questo, la carta degli oracoli. Quindi voi dovete aspettare che lui si cuoce, come dire, nel suo brodo e poi ritorna. E però vedete, la sincronismo delle carte fa paura, perché mentre qua mi viene appunto è tempo di fare un sonnellino, quindi la carta vi consiglia di aspettare, di non agire, mettervi lì tranquilli e tutto, e astenersi proprio di avere pazienza, aspettare. Che cosa mi esce con gli angeli del cuore? Vale la pena aspettare.
Quindi conferma che voi dovete stare lì ad aspettare perché vale la pena. Perché? Perché il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Cioè, dovete aspettare perché comunque le carte ci dicono che questa persona ha, anche se ha delle problematiche, ha un sentimento molto profondo per voi e quindi riuscirà da solo, deve, come dire, cuocersi nel suo brodo e sicuramente ritorna e ritorna nei modi giusti e quindi voi dovete soltanto aspettare. Ricordatevi, vale la pena aspettare. Quindi io sono veramente felice quando le varianti vengono così belle. Insomma, avete visto, ho mischiato le carte tutto lì al momento. Quindi, insomma, non... tutto natur. Quindi sono veramente contenta che, appunto, diciamo, le due varianti sono state entrambe positive. Anzi, si assomigliavano pure un po'. Quindi se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale, mi farà molto piacere. Sono già contenta dei risultati, però sapete che comunque il canale deve sostenersi e quindi si sostiene soltanto con il vostro aiuto. Allora, io vi ringrazio, vi rinnovo ancora i miei auguri di buon anno. E andate a vedere nel canale ci sono tutti i segni zodiacali che ho postato mese per tutto l'anno, quindi potrete andare a sbirciare per tutto l'anno del 2021. Speriamo che il 2021 ci porti a tutti noi tanta fortuna. Io vi saluto e vi ringrazio. Un bacione a tutti. Ciao, al prossimo interattivo. Ciao.